Stasera, 18 ottobre, è attesa la sesta e ultima puntata di Non dirlo al mio capo. Questa seconda stagione giungerà al termine con un colpo di scena che lascerà gli spettatori a bocca aperta. Lo studio Vinci sarà stravolto da una brutta notizia riguardante la morte di Nina, video. La donna verrà ritrovata priva di vita e le colpe del suo omicidio ricadranno su Enrico. Ma quest'ultimo si dichiarerà innocente e a prendere le sue difese ci penserà Lisa Vanessa Incontrada. La puntata sarà mandata in replica sia in streaming che in televisione. Dove vedere in replica Non dirlo al mio capo in TV su Rai Premium e in streaming su Rai Play. Chi non avrà modo di seguire l'ultima puntata di questa fiction con Lino Guanciale in diretta su Rai 1, potrà rivederla in replica in TV domenica 21 ottobre alle ore 21.20 circa su Rai Premium al tasto 25 del telecomando. A partire dal giorno seguente alla messa in onda, Non dirlo al mio capo 2 sarà riproposto anche all'interno della piattaforma On Demand Rai Play. All'interno di questo portale del tutto gratuito sono presenti anche le vecchie puntate, ma per poterle vedere sarà necessario registrarsi. Anticipazioni: sesta e ultima puntata, la drammatica morte di Nina. Il primo episodio di Non dirlo al mio capo 2 sarà intitolato Fantasmi e Miraggi. Cassandra rischierà di essere accusata di spaccio di stupefacenti. A difenderla ci penserà lo studio Vinci, ma Enrico dovrà fare i conti con Massimo, il quale apprenderà un'amara realtà. A quanto pare, il suo capo difese colui che investì i suoi genitori causandone la morte. Nel secondo episodio dal titolo Io ti credo Nina verrà ritrovata morta, video. Ad essere accusato del suo omicidio sarà proprio Enrico, il quale si professerà innocente. A difendere l'avvocato ci penserà Lisa e ciò porterà i due a riavvicinarsi. Intanto Diego farà una sconvolgente rivelazione a Lisa, i due si lasceranno? Lo scopriremo questa sera. Ci sarà la terza stagione? Lino Guanciale sembrerebbe contrario. Questa fiction ha ottenuto un notevole successo e a confermarlo sono gli ascolti TV. La media share va dal 19 al 22% circa, mentre gli spettatori sono oltre i 4,6 milioni di media. In tanti si chiedono se ci sarà una terza stagione, ma al momento non vi sono notizie ufficiali in merito. Qualche tempo fa, l'attore che interpreta Enrico dichiarò di non voler mai andare oltre la seconda stagione di una serie. Al contrario, la Incontrada disse perché no, facendo intendere che non le dispiacerebbe continuare a indossare i panni di Lisa Marcelli. Non resta che attendere maggiori informazioni da parte della Rai.